Papa Francesco accetta la rinuncia dalla carica di arcivescovo di Washington del cardinale Donald Wirth, 78 anni a novembre. Il prelato è stato contestato negli ultimi mesi, dopo la pubblicazione del report del Gran Giurì della Pennsylvania, con un dossier ricco di testimonianze di abusi su minori avvenuti nello stato nordamericano negli ultimi 70 anni. Wirth, nominato arcivescovo di Washington da Benedetto XVI nel 2006, dopo l'accettazione della rinuncia dell'allora cardinale Theodore McCarrick, molestatore di seminaristi, sanzionato da Papa Francesco che gli ha tolto la porpora, aveva già presentato le dimissioni nel novembre 2015. L'accettazione delle dimissioni è stata accompagnata da una lettera personale del pontefice al porporato, come spiega il nostro corrispondente da Roma. L'Arcidiocesi ha pubblicato una lettera scritta e firmata da Papa Francesco in cui il Papa essenzialmente scrive che ha capito che in questo caso non si è trattato di aver coperto dei crimini ma di aver commesso degli errori e per questo era addirittura riconoscente al Cardinale per aver offerto comunque le dimissioni per il bene della Chiesa e anzi era fiero di lui. È per questo motivo anche che Papa Francesco ha deciso di mantenere il Cardinale Wirth come amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Washington fino a quando non verrà trovato un successore. Claudio Lavanga, Euronews, al Vaticano.